Giornalisti, voi di cos'è che avete paura? Nel senso, non so, lei ha fatto la scelta di coscienza di lasciare la Repubblica. Tutti quelli che stanno dentro invece, che non la sostengono, si comportano brillanti uomini, culturati, capaci di sostenere discorsi profondi, ma pavidi. E oggi, io ho sempre l'autostima del giornalismo, lo vedo come una professione per mediocri. Mi domando e chiedo a lei se può parlare, perché sembra che qua parlare di antisemitismo sia un tabù, parlare di altre cose sia tutto un tabù, può dirci per quale motivo i giornalisti oggi non parlano di nulla, vengono minacciati, tolgono soltanto i soldi, poco, so. Grazie. È questione complessa, nel senso che in realtà il giornale, cioè come dire, l'anima dei giornali, l'impronta dei giornali la danno in pochi, no? La dà chi fa i titoli, la dà chi decide quanto spazio dare a una storia, a una notizia, e questo è un club molto ristretto, che è il direttore e i suoi uomini. E questi fanno quello che sono chiamati a fare, che penso vogliono fare, in modo più o meno convinto e forzato, ma questi decidono. Poi c'è un livello diverso che è quello di chi scrive, e lì c'è più libertà, puoi scrivere, puoi dire certo, entro certi limiti che io non conosco, perché io non sono stato per Repubblica a raccontare questa guerra. E so che ci sono, a me capitava spesso di leggere degli articoli di colleghi che erano dei belli articoli, con dei titoli che era chiaramente, il titolo era chiaramente fatto per non far capire nulla, cioè in modo che fosse tutto così vago che non si andasse al cuore, no? al cuore degli eventi, dove veramente si può fare la differenza. Ma veniva tutto, c'è stato un paio di mesi in cui tutto era geopoliticizzato, c'era tutto questo movimento apparente di contatti, trattative, quello che non ha prodotto nulla, ma producevano un sacco di pagine sui giornali, di servizi ai telegiornali. E questa è tutta l'impostazione che viene dall'alto, nel senso che è il cosiddetto ufficio centrale che decide come fare, cosa fare. Dove la mia interrogazione umana, che se va più stringente addosso alle persone, è su due aspetti. Uno, che un giornale è anche un collettivo. Come tutti i collettivi, i singoli hanno poco potere, ma i collettivi possono farsi sentire. Ecco. I collettivi hanno gli strumenti per farsi sentire. I collettivi hanno un comitato di redazione, che è la voce dei giornalisti, che certo è lì per gestire questioni sindacali, però in momenti di emergenza può dire la sua anche sull'impostazione del giornale. Il Repubblica ha pubblicato due giorni fa un indecente editoriale di una studiosa israeliana in cui veniva teorizzato il fatto che noi occidentali, che il problema sono i musulmani, che sono violenti, che hanno un'altra cultura, che non sono come noi occidentali e noi ebrei che miriamo all'interesse personale tenendo conto dell'interesse di tutti, ma che in sostanza passiano troppo spesso, sono inaffidabili, ora va ben tutto, ma dopo che ne hai ammazzati 30.000 potrai prenderti un attimo di pausa coi giudizi e andare un attimo con la coda tra le gambe, forse parla di altro. Su Repubblica c'era un editoriale del genere, ho fatto anche un tweet su questo, c'era il
addirittura nei sottotitoli, quindi nella parte che gestisce un redattore di Repubblica, c'era scritto il pensiero israeliano è punta al beneficio di tutti i popoli e di tutti i cittadini. Ecco, su questo io mi stupisco che un collettivo non reagisca, perché ok che il direttore e i suoi quattro pretoriani hanno deciso che questa, siccome ha le sue ragioni, deve pubblicare l'editoriale su Repubblica, ma tu come collettivo di Repubblica dici no, guarda, questa no. E poi vediamo chi è più forte. E questo non è stato fatto. E secondo aspetto, ho comunque fatto in modo talmente timidi, che insomma risultano del tutto inefficienti. E secondo aspetto invece più umanamente marcato è che in un giornale, certo, c'è il direttore e la sua gente che decide cos'è il giornale, ma ci sono quelle 10 grandi firme che fanno quello che vogliono, che decidono loro cosa fare, perché sono proprio la spina dorsale del giornale. Ecco, nessuna di queste 10 grandi firme, in nessuno dei giornali italiani, si è sentito di fare non è uscito un editoriale in tutti questi mesi, ma uno, in cui si criticasse, non dico la guerra di Israele a Gaza, ma le modalità della guerra, o una delle modalità della guerra. Ci sarà stata qualcosa che non andava, se alla fine il risultato è questo. Non c'è stato un editoriale che abbia fatto il punto e ha detto no, guarda, così non si può. Nessuno. E questa non è responsabilità solo del giornale, è responsabilità anche di quei singoli che hanno tutta la possibilità di fare e non fanno. E non perché è più comodo non fare, perché si prende sul serio la propria vita con tutte le proprie micro dettagli, ma non si prende sul serio la vita di chi ci sta di fronte. Questa mattina io sono stato al Palazzo della Regione, c'era un'iniziativa con Domenico Quirico. Chiaramente sapevo con chi avevo a che fare, no? Che avendo letto poi l'intervista sull'Adige, però pensavo che un uomo come lui, che ha scritto, è un narratore, ma vengo di qua così, non voglio voltare le spalle a nessuno, un narratore. Qui ho letto i libri, lo leggo sempre sulla stampa, anche, no? Pensavo che insomma, a 360 gradi uno in quell'occasione lì non può parlare solamente dell'Ucraina, del mostro Putin, e penso almeno un accenno lo farà, io dico, sulla Palestina, su Gaza, sulla striscia di Gaza. E invece non l'ha fatto, almeno dico parlerà della NATO, cioè dico io, ma voglio dire, parla della possibile invasione della Russia, parlerà del ruolo, non dico, io uso il termine criminale della NATO, lui almeno parlerà, non l'ha parlato, allora sono uscito fuori, no, tralascio quello che ha detto la chiamata alle armi del dottor Kessler, e sono uscito fuori e gli ho chiesto, ma scusi, ma cioè, sulla Palestina c'è niente, 30.000 morti per lei, insomma, non esistono, la NATO non esiste, eccetera. No, nella sua risposta, molto candida, io ho usato anche parole di circostanza perché sapevo benissimo con chi avevo a che fare in quella sala lì, anzi, hanno cominciato a mormorare appena ho usato il termine Palestina, e che fortunatamente c'era il dottor Ghezzi che li ha zittiti e gli ha detto, ma chi ha la possibilità di dire quello che vuole liberamente, eccetera. Però tanto per dire come anche un scrittore, io ritengo che sia un narratore, un grande narratore come Quirico, poi dice come risposta, ma io
sull'ultimo libro, Kalashnikov, faccio anche pubblicità, che un po' l'ho letto, sì, ho parlato della Palestina, sì, ma tu non hai parlato qui della Palestina, tu non hai fatto nessuna menzione del ruolo criminale della NATO, qui, in questa sala, praticamente hai parlato solamente del mostro Putin, che potrebbe, se non voi, non vi mettete anche voi, non vi arruolate anche voi con l'esercito dell'Ucraina, potrebbe farvi paura, potrebbe farvi del male. Dunque, questa è disonestà intellettuale, e questo non va bene. Buonasera a tutti, intanto ringrazio per il coraggio della sua testimonianza. Io sono Pellegrini Walter, referente della piazza di Trento dell'associazione Schierarsi con Alessandro Di Battista, per chi non la conosce. Abbiamo depositato in Corte di Cassazione a dicembre una proposta di iniziativa popolare, il progetto di legge, molto semplice, in cui dice che l'Italia riconosce lo Stato di Palestina con capitale Gerusalemme Est come Stato sovrano e indipendente, conformemente alle risoluzioni delle Nazioni Unite e al diritto internazionale. La presente legge entra in vigore il giorno successivo. Poiché per arrivare in Parlamento ho bisogno di 50.000 firme, chi volesse firmare può andare su www.associazioneschierarsi.it /Palestina Libera, oppure nei gazebi che facciamo di solito il sabato mattina o a Trento o a Rovereto. Comunque c'è tutto su Eventi Palestina Associazione Schierarsi o sul gruppo Facebook La Piazza di Schierarsi. Ecco, noi non abbiamo paura di prendere posizione chiara e netta a favore della Palestina e cerchiamo che anche l'Italia riconosca lo Stato di Palestina come il 70-80% dei paesi del mondo riconosce già lo Stato di Palestina. L'Italia, insieme all'America e altri paesi, sono gli unici che non riconoscono nessun Stato di Palestina, proprio perché così non ci può essere una soluzione se non si è in condizioni di parità. Quindi Israele è uno Stato riconosciuto internazionalmente e quindi anche la Palestina deve essere uno Stato riconosciuto, così in condizioni di parità si può parlare di una soluzione pacifica. Ecco perché c'è disponibile una specifica ultima, che per firmare online bisogna pagare 1,50 euro, purtroppo non è colpa dell'associazione ma è una inadempienza dello Stato italiano, perché avrebbe dovuto fare la piattaforma online pubblica per il referendum e le leggi di iniziativa popolare gratuita, ma ad oggi è ancora in fase di test e quindi per la legge bisogna dire a piattaforme private che come tali hanno dei costi, allora prendono, giusto per chiarire che i soldi non arrivano all'associazione. Grazie. Grazie. Complimenti per l'intervento, perché finalmente è una voce della stampa, dei media, che dice veramente come stanno le cose. La mia domanda è molto semplice e coinvolge un po' tutti. Io mi domando che problemi ha la politica italiana e soprattutto come fa la politica italiana e comunque la classe dirigente a chiedere di essere indifferenti davanti a tutto questo. Come si fa a chiedere a dei ragazzi o comunque ai cittadini di non dire nulla, e se si dice qualcosa si viene smanganellati, perché questo è successo. Rimanere indifferenti davanti alla televisione che passa la notizia dell'Ucraina, e lì non resto indifferente, alla notizia degli ostaggi di Israele, e la notizia, facendo comunque lunghi discorsi, e la notizia dopo dire sono morti 300 palestinesi a Gaza. Comunque, parliamo di Chiara Ferragni e di Fedez, ma come si fa a rimanere indifferenti? No, perché io questo proprio non lo capisco. Questo è che mi chiedo, che problemi ha la politica italiana?
e per chi ci chiede di rimanere indifferente a noi, chiede di alla stampa, ai giornali, di censurare, perché questo è, di censurare quello che effettivamente accade in Palestina e ad evitare o comunque dire di non usare la parola genocidio, perché questo non è genocidio per loro. Tutto qui. Grazie. Buonasera, io vorrei fare una domanda da studentessa. Perché noi a scuola non ne possiamo parlare? O magari non troviamo un momento per parlarne? Tipo io a scuola ho provato a parlarne di questa situazione, di quello che sta succedendo tutt'oggi, però veniamo tipo ignorati, o magari i professori cominciano a parlarci di altro, a andare sulle difensive di Israele. Cioè io, a me piacerebbe molto parlare di questo che sta succedendo, perché non sono cose che si possono più ignorare. No, solo due parole. Mi sembra molto centrata quella richiesta che viene dai media e forse anche dalla politica. Cioè ci si chiede di essere indifferenti. Mi sembra che sia proprio, che colga proprio il punto, ecco. Voi non preoccupatevi, non è roba vostra, non è roba nostra. E questo è pesante, anche perché appunto mentre gli organi di informazione, diciamo ufficiali, fanno il loro lavoro, mostrano poco, mostrano niente, poi non per niente questa osservazione viene da una ragazza molto giovane, perché poi invece in tanti, soprattutto i giovani, hanno altre fonti di informazione, no? In cui invece rigurgita quello che succede, non solamente come spezzoni, frammenti, ma anche già in tanti account, anche già come spiegazioni, riflessioni, inquadramento un po' di quello che è successo, perché, per cosa, cioè ci sono modi diversi di informarsi, perlomeno per il momento, finché ci sono. E quindi lo scollamento, la sproporzione è assurda e dà un senso di, oltre che di impotenza, che non è sano, perché insomma dove le immagini di dolore restano tali senza produrre un po' di energia, un po' di azione, insomma, non producono nulla di buono. Ma oltre a questo, io l'ho sentito moltissimo, il fatto che rischiano di ridurre in qualche modo in farsa tutto il resto, cioè ridurre tutti i nostri valori collettivi, è difficile poi da recuperare la tensione collettiva, civica, su altri temi, no? Se fai passare il fatto che noi tutti insieme osserviamo un genocidio provocato da noi, senza fare nulla, dopo è difficile recuperare il valore civico, il proprio dovere, non so, rischia di essere una situazione in cui ogni mossa che fai o ogni parola che dici, cioè, quella parola ti guarda in faccia e si mette a ridere, perché non... cioè, è come se sgretolasse tutto un sistema anche di comunicazione che ha un colpo fortissimo da come tratta una cosa di questa importanza, proprio perché questa è una cosa enorme, e le cose enormi vanno trattate bene. Cioè, si può sbagliare sulle cose piccole, ma non sulle cose grandi. E non so, perché se no i valori collettivi quali sono? Se lasci passare una roba del genere, l'unico valore che puoi passare a tuo figlio è devi voler bene a papà e mamma, basta, mi segui. Per cui capisco anche a parte dei giovani il fatto di dire ma cosa possiamo fare? E dovete continuare a fare, bisogna continuare, perché dall'alto non viene niente.
come è stato dimostrato a Pisa e a Firenze, dal basso qualche puntura di spillo invece può venire. Se ognuno di noi fa. Buonasera a tutti e a tutte. Allora, un miscuglio di emozioni fortissime sarà ad ascoltarlo, ad ascoltarti questa sera. Diciamo che alla base ci sta un orrore quotidiano che viviamo tutti quanti, per il quale è difficile trovare le parole adatte a descriverlo. Cioè, è al di là di qualsiasi senso dell'immaginazione, quello che si poteva pensare. Non va più. Va? No, non l'ho spento. Ecco, va al di là di quello che potevamo pensare, però accade tutti i giorni. Lo dobbiamo, come dire, decifrare attraverso i sistemi, non attraverso i grandi giornali, certamente, perché c'è una congiura del silenzio, una complicità del silenzio. D'accordo. Vediamo se riesco a parlare. Lo dobbiamo decifrare attraverso canali che ognuno di noi si trova su internet, sul web, eccetera, eccetera. Però proverò a dire qualcosa. Allora, comincerò con alcuni nomi di villaggi palestinesi che esistevano nel 48, prima della fondazione dello Stato di Israele. Deir Yassin, Lidda, Ramla, Kibia, Al-Dawaim, poi dopo successivamente, dopo il 48, Kafr Qassim, ultimamente negli ultimi 20 anni Jenin. Jenin ancora un po' esiste, gli altri sono spariti. Sono spariti con relativi massacri di 250 persone, 500 persone, via dicendo, non fanno più parte della mappa. Allora, io credo che non si possa capire la situazione se non partendo dal ruolo coloniale di Israele. Okay? E dal sionismo. Il sionismo è un movimento cultura, è un movimento coloniale di insediamento che ha come scopo la sostituzione dei nativi palestinesi con i coloni ebrei. Questo è storicamente dimostrato anche da storici, acclamati storici israeliani, ebrei. Uno per tutti, Ilan Pappe. Ma insieme a lui potrei citare un coraggiosissimo ebreo statunitense che ha avuto i parenti, i nonni massacrati, sterminati a Auschwitz e che ha posizioni simili e radicali come quelle di Ilan Pappe, che si chiama Norman G. Finkelstein, di cui consiglio di leggere i libri. Loro parlano espressamente di colonialismo e di insediamento, okay? Il che implica la totale negazione di chi viveva lì, cioè dei palestinesi, perché l'assunto di partenza, l'assunto di base è una terra senza popolo per un popolo senza terra. Ok? Se noi partiamo con questa premessa, non c'è spazio per l'altro nella terra che vogliamo conquistare. Ed è illuminante andarsi a vedere, lo si può trovare in qualche libro, la descrizione di come erano strutturati i primi insediamenti. Si chiamavano, erano colonie fortezza che proliferavano negli anni 30, quindi prima, molto prima della fondazione dello Stato di Israele, e erano note come wall and tower,
cioè torre e palizzata. Nello specifico cosa voleva dire? Voleva dire che gli immigrati ebrei in Palestina costruivano un muro di pannelli di legno prefabbricati, okay, riempiti di ghiaia e circondati da un recinto di filo spinato. All'interno di questo recinto veniva innalzata una torre di sorveglianza, una torre di guardia, per meglio, come dire, avere uno sguardo insieme dell'area circostante, e 4, 5, 6 baracche, perché tutto questo doveva avvenire tra l'altro in una notte, ok? Quindi c'era la preparazione e poi l'implementazione di questa cosa. E venivano riempite con delle baracche dove veniva installata la truppa di conquista, così era chiamata dagli stessi ebrei, ancora non israeliani perché ancora non c'era lo Stato di Israele. Okay? Questi insediamenti assumevano poi la caratteristica di insediamenti agricoli fortificati, il che voleva dire sequestriamo quanta più terra possibile, la fortifichiamo e cacciamo i palestinesi. Questo è alla base della, questa è la natura dello Stato di Israele, uno Stato coloniale, okay, inteso come sostituzione etnica. Lo stesso Stato di Israele dal 2018 è uno Stato etnico, non è una democrazia, è una etnocrazia, perché è stata approvata una legge nel 2018 che definisce lo Stato di Israele uno Stato ebraico. Quindi se uno Stato è ebraico non c'è spazio per altro. Okay? Domanda, due domande. La prima, quale prospettiva hanno i palestinesi in questa situazione? Questo orrore prima o poi finirà, a meno che non finisca con lo sterminio di 2 milioni di persone, il che nonostante, come dire, la volontà espressa chiaramente di Giuliano Ferrara di arrivare a questo, penso che non si arriverà mai, almeno lo spero, ok? Quando finirà questa cosa, i palestinesi che prospettiva avranno? Quale prospettiva hanno avuto fino adesso? Le rivolte armate, gli attacchi armati, gli attacchi militari non hanno portato a niente se non a peggio e comunque non sono accettati, diciamo, dalla comunità internazionale. Le rivolte pacifiche, come quella che è stata nominata prima, è stata anche quella nel 2018, la giornata del ritorno simbolica, ok? Si presentavano davanti al confine nord della striscia di Gaza, qualcuno lanciava pietre, io ricordo la fotografia di uno in carrozzella con le gambe amputate precedentemente che lanciava pietre, ok? È stato ucciso, freddato, ok? Freddato sulla sua sedia a rotelle, ok? Sono stati fatti più di centinaia di morti, ok? Era un tiro al bersaglio, i cecchini tiravano al bersaglio. Allora, rivolta armata non se ne può parlare, rivolta pacifica non se ne può parlare, proteste non se ne può parlare, cioè le colonie intanto avanzano, ok? I coloni diventano sempre più intransigenti, più fanatici, eccetera, eccetera. Che spazio hanno i palestinesi? Prima domanda. Seconda e ultima domanda, scusate la lunghezza. Io non so se è un'esagerazione, però io penso così. Io penso che giornalisti come Giuliano Ferrara, giornalisti come Paolo Mieli, giornalisti come Enrico Mentana, faccio i nomi e me ne assumo la responsabilità, denunciatemi se volete, ok? Io penso che si possa dire di loro, con qualche grano di verità, che sono complici di un genocidio. In parte o meno sono complici. La stessa cosa vale per i politici italiani ed europei, i quali non dicono una parola, fanno silenzio, nel frattempo continuano a cooperare con Israele attraverso una serie di
accordi commerciali, militari, finanziari, economici, eccetera, eccetera. Ne abbiamo un esempio qui a Trento, tra l'altro, rettorato dell'università e FDK. È possibile definire in parte o no questi personaggi complici di un genocidio? Io penso di sì. Vorrei sapere cosa ne pensi tu. L'hai già detto prima, per la verità, ti sei già espresso, però volevo ribadire questa cosa. E soprattutto grazie per la tua scelta e grazie di essere venuto. Complici del genocidio. L'espressione è forte, però questo è, cioè, non, è un genocidio che senza questa, quella che io ho chiamato la scorta mediatica, che poi è anche scorta politica, scorta militare, scorta economica, senza questo sostegno vivo di tutto l'Occidente, non ci sarebbe stato, cioè non, in quel senso di impunità non ci sarebbe minimamente stato. Quando i nostri politici vanno tutti a fare il viaggio a Tel Aviv dopo il 7 ottobre, tutti tra le righe dicono, compreso Biden tra l'altro, dicono, sapendo con chi hanno a che fare, dicono, Israele ha il diritto di difendersi rispettando le leggi internazionali, rispettando il diritto di guerra e le leggi internazionali, e lo ribadiscono dopo un mese, lo ribadiscono dopo un altro. Ora, il fatto che tutti, non persone che passano, ma capi di governo, presidenti, quando un capo di governo parla è una parola che si impegna, insomma, una parola che ha un valore, no? Parla a nome di un governo, di un paese, che tutto questo non abbia avuto nessun tipo di seguito, nessuno, che non ci sia mai stato un momento in cui Israele abbia dovuto fermarsi, retrocedere, pensare, cambiare una tecnica, ma abbia potuto andare fino alla fine, ancora adesso bombarda case intere, con famiglie intere dentro che vengono semplicemente. Ci sono queste foto incredibili che circolano in rete di famiglie di 18, 16, 20 persone, tutti sorridenti a queste loro feste, magari qualche compleanno, qualche laurea, qualche cosa, tutti sorridenti, e sotto la didascalia sono tutti morti. Ma questa roba che veramente si vedeva col genocidio degli ebrei, con l'olocausto, che famiglie di 20, 25 persone potessero sparire tutti. Non succede in una guerra normale. Ora, che tutto questo non abbia avuto nessuna conseguenza, ecco, ci fa complici, ci fa sicuramente complici. È un genocidio che ha dietro di sé altri attori che non sono Israele. E sicuramente altri attori mediatici, tra quelli che ha nominato forse più Ferrara degli altri, perché Ferrara è stato esplicito a dire, si è chiesto retoricamente vanno eliminati a qualsiasi prezzo, e si è risposto non retoricamente, sì, a qualsiasi prezzo, e questo è il prezzo. Ringrazio tanto anch'io di essere qua questa sera. Chiedevo una cosa, forse banale, ho sentito dire prima dei potenti mezzi tecnologici gestiti da Israele per compiere queste quasi, come dire, esecuzioni, esatto, no? Ecco, allora vi domando, quel 7 ottobre, voglio dire, loro dove erano con questi mezzi e con questo controllo? Di Berlino, nell'immediato è uscito questa cosa qua, poi si è persa, e io seguivo e dico, ma guarda un po', che questo dubbio, questa cosa non esce più, perché veramente lascia interdetti, no? Grazie.
Grazie interventi, prima o poi qualcuno dovrà far chiarezza, perché quell'immagine dello scavatore di Hamas che conquista la terra di Israele è un'immagine talmente surreale, può essere l'immagine di un film grottesco, di un film comico, non è l'immagine della realtà, perché stiamo parlando di un esercito, di un paese che cresce in tutti i campi grazie alla propria crescita, alla propria eccellenza nella difesa e nella sicurezza. Quindi che con un escavatore e due deltaplani abbiamo potuto fare quello che abbiamo fatto è una cosa che veramente suscita tantissimi interrogativi. E c'era recentemente un servizio in questa rivista 972, questa rivista di israeliani in inglese, che proprio in qualche modo denunciava il fatto che i giornalisti israeliani continuino a rimandare il momento in cui faranno un'indagine seria su quello che è successo, il 7 ottobre. È come se si volesse arrivare fino a dove si vuole arrivare e poi ne rifaremo la storia e poi ci saranno. Ma io sono convinto che una volta finirà tutto questo, Repubblica pubblicherà tanti quelli che loro chiamano long form, no? Gli articoli di 3, 4, 5 pagine sulla sofferenza palestinese, sulle famiglie, sui medici che sono morti, sono sicuro, quando sarà tutto finito, comincerà tutta la nostra, le lacrime di coccodrillo su tutto quello che è successo. Ma è stato molto lungo, c'era tanto tempo per fare tante cose che non si sono fatte. Sì, ci sono tanti interventi, magari cerchiamo di farli brevi, no, per carità. Cerchiamo di farli brevi, alle 11:30 piuttosto dobbiamo purtroppo lasciare la sala, solo per questo motivo. Grazie. Allora, io avrei due domande. E allora, la prima è vicino. Ecco, sentite? Allora, la prima domanda, cioè più che domanda, diciamo, vorrei capire, visto che ci siamo indignate, abbiamo parlato insomma dell'orrore che ci circonda, di come appunto le maggiori testate giornalistiche sono appunto asservite al potere. E quindi la mia domanda è, ok, noi adesso concretamente, cosa anche voi giornalisti, cosa potremmo concretamente fare? Ci sono dei progetti che potremmo fare? E, appunto, la maggior parte degli italiani sa da che parte stare, lei ha detto, no? E dall'altro lato i direttori delle maggiori testate giornalistiche sono asserviti al potere, quindi è inutile, sappiamo, no? Che non si potrà cambiare quel sistema andrà avanti. Allora mi domando, noi come cittadini, come appunto giornalisti che comunque hanno comunque un po' più di voce in capitolo rispetto ai comuni cittadini. E cosa possiamo fare? Dei progetti concreti. Voi giornalisti non è l'unico appunto a constatare la situazione. Unirvi tra voi giornalisti. C'era un ragazzo che parlava dell'iniziativa dell'associazione, diciamo, schierarsi con Di Battista. E non si può creare un collettivo di giornalisti che a loro volta trainano un po' anche diciamo, i cittadini in una sorta di per costruire qualcosa che possa assomigliare, non so, a un giornalismo partecipato. Prima domanda. Seconda domanda, che per me è la domanda che poi diciamo è quello che rivolgo a tutti. Mi hanno colpito molto questi due ragazzi di scuola, che è, venite, cos'è, scuola media? No, superiore.
superiore, anche scuola? E uno professionale. Ah, professionale, ok. Perché, cioè, secondo me, se, soprattutto se ci sono genitori in questa sala, secondo me è doveroso rispondere a questi due ragazzi. Cosa concretamente possono fare questi due ragazzi da domani per proporre, per cambiare la situazione quantomeno in classe o a scuola? I genitori possono fare qualcosa? Si può, ecco, magari se ci pensiamo durante questa serata, alla fine di questa serata andiamo da questi ragazzi proponendogli qualcosa. Magari a scuola, qualche attività, tipo io sono una rappresentante di classe e mi piacerebbe fare qualche attività, magari prendere un momento per questo, un'oretta, due ore, però professori non è visto una cosa interessante. Ok. Poi adesso ne parliamo. Comunque, ecco, se qualcuno ha un'idea che può portare a questi giovani che stanno chiedendo aiuto in questo momento, mi pare. Sì, velocissimamente, io sinceramente non sono al momento dentro nuovi progetti, e spero che nasceranno, e spero di riprendere qualcosa, ma però non, cioè questo è un problema delle, resta sembra quasi un problema dell'elite, tra l'elite, tra di loro, solo che il problema è che le elite sono elite e sono sulla strada sbagliata, perché le informazioni per noi ci sono, io non so se è una mia illusione, ma io ho la sensazione che veramente ormai in tanti cerchino fonti alternative e in tanti sappiano quello che succede, anche se i media a cui eravamo abituati, su cui facevamo affidamento fino a poco fa, non ne parlano. Certo, poi manca magari il momento di messa in forma, di riflessione, di razionalizzazione di tutto questo, però non bisogna sperare, perché l'informazione ancora c'è, poi se riusciranno a bloccare o comunque in qualche modo di regimentare, a guidare troppo queste piattaforme social, non lo so, ma per il momento l'informazione c'è ed è pure tanta, quindi non sarei così negativo. Però insomma prendo lo spunto e prendo lo stimolo a cercare invece di darsi da fare su altri fronti. Posso aggiungere una cosa? No, volevo aggiungere per la studentessa che è intervenuta prima, pensavo, non lo so io sono fuori dalla scuola da 5 anni, sono in pensione, e in altri momenti sarebbero fiorite assemblee nelle scuole, forse ci sono, e sono io che non lo so, nei licei, nei tecnici, penso agli istituti superiori, se non è così provare a mettersi insieme, e anche qui se c'è qualcuno che è in grado di dare un aiuto a un'assemblea e intervenire, e che vuole prendere contatti con loro, sarebbe un buon momento. E volevo dire che per il boicottaggio va benissimo, grazie Volantino, lo ritirerò anch'io e ce lo duplichiamo, però qualcosa di collettivo sarebbe fondamentale, magari usando l'assemblea del lunedì o il collettivo vostro, cioè usiamo le occasioni che ci sono al momento. E qualunque, troviamoci un denominatore comune, dignitoso, che ci metta d'accordo tutti, e usiamo perché questo essere qua in carne ed ossa, finalmente non far finta di partecipare via social che ci chiude sempre di più in casa, e non buttiamo via questa risorsa qua di un'unione così viva finalmente.